dipende molto dall'uditorio, naturalmente. Se mi costringessero con un fucile a parlare in un congresso di Linea Nuova, molto probabilmente non parlerei della stessa cosa, non citerei le stesse persone che citerei qui oppure in un congresso di cristianità. E dovrebbe contenere una somma, ciao bella, dell'intervento. Molti fanno complimenti ai presenti, io non lo faccio perché mi sembra un'affettazione inutile, e comunque è sempre gradito un ottimo saluto. Tenete sempre da conto nel vostro discorso il fattore orologio, che è fondamentale, e non mi guarda così, io l'ho tenuto da conto, io so i miei tempi. Adesso concludiamo con alcune pillole. Ci sono alcune cose che sono considerate positive per ogni aspetto del parlare in pubblico o dell'esibirsi. La prima, questa è verissima: più il pubblico è grande, più vuole ridere; più il pubblico è piccolo, più vuole emozionarsi. Voi siete un pubblico medio, non siete né grande né piccolo. Se voi foste 50, io dovrei utilizzare tutte le mie arti per cercare di smuovere al massimo le vostre risate. Se voi foste di meno, io potrei parlare dei massimi sistemi e farvi piangere come coccodrilli fino a domani. Abituati a riutilizzare a dovere gli strumenti di cui disponi. Questa è una cosa che corrisponde a un corollario. Devi sapere tutte le informazioni possibili su cosa avrai a disposizione. C'è un computer, c'è una lavagna luminosa, c'è uno schermo, c'è un impianto, eccetera eccetera. Ho un microfono, tutte cose che il buon Siepi mi ha assicurato prima di venire qui. Ma la cosa fondamentale è: ma quanti siamo e che persone ho davanti? Insomma, se sono casalinghe o manager c'è una bella differenza, se sono piccoli o anziani c'è un'altra bella differenza, scolarizzati, meno scolarizzati, e quindi abbiamo bisogno di tanti strumenti. Quali sono questi strumenti? Molto velocemente, le slides, che sono queste qui che stiamo utilizzando, io le chiamerò per sempre lastrine perché sono nato negli anni 60, la musica è... Vedi, io ho questa lastrina che ogni tanto, quando ci va proprio è il momento di insaccare la musica per stimolare, ci sono delle musiche che io definisco strappamutande, cioè sono quelle che qualsiasi cosa che dici sopra quelle musiche diventa immediatamente verità conclamata e assoluta e stimolano l'uditorio a darti ragione. E i video, le lavagne varie, con gessetti, con pennarelli, eccetera eccetera, le dispense, non quelle dell'IKEA ma le dispense scritte, che possono servire agli altri per riportarsi qualcosa a casa di quello che hai detto, e anche gli oggetti. Vabbè, oggi mi sono portato il totera, me ero portato, giusto per farvi capire, un microfono che è uguale, identico a quello che sta qui, per cui ho deciso di non utilizzarlo. Però se non avessi avuto questo microfono qui, avrei tirato fuori quello che si svitava per farvi vedere il diaframma, altrimenti avessi avuto un microfono di minore budget che non si smonta, non avrei potuto spiegare quella cosa lì. Il discorso, dicevamo, è una esibizione e va preparato. Si può improvvisare fino a un certo punto, si può andare a braccio, sì, improvvisare completamente mai, questo ce lo insegnano i politici. Una volta un vecchio politico mi disse: anche se mi dicono all'improvviso dici qualcosa, io nei 10 metri che mi separano da lì al palco già, ormai sono allenato, mi preparo due cose da dire immediatamente e una frase iniziale. E questa è una cosa che vi salva in ogni caso. Non si può, sapendo una cosa, andare ad essere sicuri di dirla bene, perché non funziona così. Perché entra in gioco l'emozione, entra in gioco quello che ti guarda, che sta in prima fila, che ti fissa, specialmente quando non sei abituato. E questa è una grande frase dettami dalla persona a cui io devo il mio patentino da giornalista, che mi assunse per un periodo nel suo giornale, Vincenzo Michelangeli Prosperi, purtroppo deceduto nel frattempo, e che mi disse una frase che è di una semplicità nella sua esaustività notevole: scrivi se vuoi imparare a scrivere, lui me lo disse in dialetto naturalmente, parla se vuoi imparare a parlare. Qualsiasi cosa, se la vuoi saper fare, la devi fare. Devi approfittare di ogni occasione che ti capita per scrivere, di ogni occasione che ti capita per parlare. E qua, ragazzi, qua ci vuole la musica. Non ho finito.
Perché mo, mo mettiamo una canzone che se io parlassi di torture, di giuste torture dei popoli equatoriali, la gente sicuramente mi direbbe che avrei ragione se mettessi questa musica di sottofondo. Vi dico di parlare da una scaletta allo Speaker's Corner di Hyde Park. Parla a una cena con gli amici, specialmente se sei invitato a farlo, non ti schernire, alzati e parla, anche leggendo da un foglietto. Parla al matrimonio di un amico, parla al tuo matrimonio, parla se sei il testimone di questo tuo amico a cui vuoi fare un regalo, parla se hai vinto qualcosa, se hai raggiunto un traguardo, ti sei laureato, hai qualcosa di importante da comunicare. Ti potrà capitare, e capita, o se capita, anche un pubblico esausto, ma puoi riuscire tranquillamente a trasformarlo in un pubblico attento utilizzando qualche tecnica. E quando questo succede, è come un gol di Alessandro Vecchio. Grazie a Pierpaolo che ci ha portato sia una dose di buon umore che una dose poi di... Quella foto finale, la foto finale con del pelo ci ha fatto particolarmente piacere. Così non è culone. Bene, allora io adesso chiedo sia a Sergio che a Eva un po' di brevità. Sergio adesso ci parlerà di una sfida che come Radio Incredibile sfida Zuckerberg. E poi Eva parlerà di spunti di vista. Prego Sergio. Ciao Eloisa. Ciao. 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 Ciao Eloisa. Ciao Ava. Diversi spunti di Pierpaolo quando mi ha fatto delle frequenze mi è tornato un attimo all'agitazione ingegneristica. Bello. Potrei parlare subito di frequenze della telefonia e di ADSL? No, non parlerò di questo. Allora, no, sta distando, no? Non ricordo, vedi. Oddio, dove sta la roba mia? Dove sta? Scusate. Nel frattempo. Bene, bene. Mentre per quel discorso del pubblico, parlare in pubblico, dove è andato Claudio? Basso? C'è un certa persona, non dico donna, solo il cognome, Siepi, che non ha mai preparato niente perché ma vai, improvvisa, fai. All'inizio, che si matta, cioè non ce la faccio. Dopodiché ho visto che non avevo più tempo, improvviso, tipo oggi. Quindi se non riuscirò a incastrare tutte le parole diciamo contemporaneamente come adesso, il motivo è questo. Allora, F5. Bene. Zuckerberg e non Zuckerberg come ha scritto Claudio e sta scritto su Facebook, quindi tutti sanno che siamo ignoranti. Perché se tu cerchi su Google Zuckerberg ti dice forse cercavi Zuckerberg, va bene. Quanto siamo social? Allora, noi siamo una web radio, quindi è normale che la nostra presenza sul web debba essere al top, no? Se no è come se vai a parlare tra i sordi, magari è una... devi per forza comunicare e comunicare sul web. Quindi, prima di arrivare alla nostra comunicazione sul web e al nostro essere social o meno, vi voglio parlare della cosiddetta identità digitale. Cioè, se vi facessi la domanda, Eva, tu chi sei? Io? Non so, io me stessa. Ti sapresti descrivere in 30 secondi? Oppure avresti modo di cercare qualcosa su di te? Cerco qualcosa su di me ogni tanto, per curiosità, digito su Google il mio nome e cerco di capire quello che esce fuori. Benissimo. Quanti di voi qui dentro cercano il proprio nome su internet? Io.
fate una sorta di rassegna stampa della vostra identità. C'è un idraulico appeso perché è una cosa ufficiale, io sto bene. Anche un sito veramente. Ok, per esempio, definizione su Wikipedia: l'identità digitale è l'insieme delle informazioni presenti online relative a un soggetto, brand, cliente, eccetera. Ok? Quindi ho fatto io la prova, ho cercato il mio nome e poi vedremo. Secondo voi, io cerco il mio nome su internet, qual è il caso peggiore? Allora aspetta, innanzitutto quattro sono le possibilità: che voi ci siete e siete identificati, cioè, che voi ci siete, quindi positivo, che non esistete, che non si sa chi siete, oppure che non ci siete per niente. Anzi no, scusami, ho sbagliato, che non ci siete la seconda, la quarta è che ci siete ma si parla male di voi, la prima ci siete e si parla bene di voi. Secondo voi qual è di queste quattro, in termini internet e in termini social, la condizione peggiore? Si parla male. No. Si parla bravissimi, che non esistete. Non importa se si parla male. L'importante è che si parli di voi, bene o male. Quindi anche a livello di curriculum, a livello di presentazione, vai in un'azienda di marketing. L'HR andrebbe a cercare il vostro nome, se non vi trova, subito vi scarta. Che? Perché lui che mi deve fare marketing per me, non si fa il marketing per se stesso? Ok, mi sono cercato il mio nome e compare subito. Ovviamente l'ho cercato non dal browser connesso con il mio nome, perché sennò era quantomeno facilissimo. L'ho connesso dall'account. Ho toccato il cavo. Adesso mi ricorderò la tua faccia che compare in caso di un asterisco. Va bene, quindi se cercate, nel caso mio compaiono le foto, compare... Lì non ci sta, c'era anche l'immagine di un video che avevo visto su YouTube, di quello delle capre, del sono una capra, quello magari ve lo faccio vedere. Account Facebook, account Google Plus, Twitter, eccetera, eccetera. Va bene, ci sono. Ah, qui c'è un bellissimo link. Vabbè, dopo questo magari lo facciamo su un'altra cosa. Ok, quindi in questa epoca di internet conta più quanto sei bravo o comunicare quanto sei bravo? Comunicare, diciamo purtroppo la seconda. Purtroppo. Diciamo quando uno approfondisce se non c'è brutta figura peggiore. Bene. Mi fa sì poi di questo. Seconda domanda. Quanto conta con comunicare il proprio talento oggi? Risposta? Purtroppo su internet se non comunichi non sei nessuno. Adesso c'è il video che non parte, maledetto. La luna nera. Chi è il maglioso? Aspettiamo un attimo. Nel frattempo mi invento qualcosa, adesso ci vorrebbe la vignetta? Ma con i gatti, funzionano sempre. Nel frattempo vi faccio vedere uno degli strumenti che già utilizziamo, e che è G-Drive, che vi ha illustrato Giuliano. E adesso mi scarico il video che ho scaricato a casa e ho messo in condivisione. Sì, dai, antivirus. Scarica, l'ho messo io e mi fa la scansione. Ma funziona se gli parli. No, non funziona. Non c'è il software per la scansione. Oh, e dai. Allora, nel frattempo che lui fa la scansione, io cerco su YouTube. YouTube? Mannaggia. Non ha fatto. Andiamo veloce questo 4G. Allora, stavamo alla domanda. Scusatemi. Se non comunichi, non sei nessuno. Ok.
Sì, devi alzare il volume. Lì non ho toccato. Andate quello che alzo. Andiamo bene. Funziona. Ammutinamento. Chi è che? Scusate, dovrò essere fonico. Hai dato l'occhiataccia al fonico. Occhiataccia al fonico. Stiamo gridando che non sei bravo. Lo so. Non so neanche scrivere. Forse è solo un problema di driver. Alza con lui. Sergio, mi trovo sulle casse. Bene, anche il cane più brutto del mondo, se ha una buona comunicazione da parte sua, vince. Rispetto agli altri due, lo prendo. Non è queste cose. C'era anche una postura brutta. C'era una postura brutta, era baboso, non so. Allora, quindi stavamo alla domanda, abbiamo visto il video. Eccolo qua. Quindi, sul web, tu non sei tu. Sei quello che dice Google, purtroppo, o per fortuna. Oppure un altro aneddoto che si dice: il miglior posto dove nascondere un cadavere è la seconda pagina di Google. Ok? Perché nelle prime tre, allora, tolti gli annunci che stanno là sopra, dove nessuno clicca, ma in realtà potrebbe cliccare facendo pagare la pubblicità al sito stesso, ti fermi al massimo terzo, quarto link, se non sai utilizzare bene Google o non leggi la descrizione sotto, magari clicchi sul primo che ti parte il virus, e lì ci sarebbero corsi di formazione su come cercare effettivamente su Google, ma non è questo il caso. Andiamo avanti. Per esempio, cercando Radio Incredibile esce quella ricerca lì, esce subito che siamo un'associazione, esce subito che ci puoi ascoltare in qualche modo, che ci sono dei news e dei laboratori. Poi ci sono altri canali di comunicazione della radio, c'è Facebook, c'è YouTube, c'è Radio Speaker, e scorrendo, per fortuna, la radio arriva fino alla terza, quarta, quinta pagina di Google, perché di materiale in rete ne abbiamo messo tantissimo ed è, diciamo, quasi impossibile non trovarci. Purtroppo su Facebook qualcuno ci si è fregato il nome, perché non siamo stati abbastanza veloci a mettere come nome univoco www.facebook.com/radioincredibile, e se l'è acciappato una certa Incrediradio, che esiste ed è streaming, e si chiama, loro si chiamano Radio Incredibile, mentre noi siamo Radio Incredibile / ABC. I nostri canali di comunicazione. Quest'anno abbiamo rifatto il sito, quindi radioincredibile.com, il sito, dal sito potete raggiungere tutti i nostri canali di comunicazione. Abbiamo Twitter, iTunes, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Non tutte, purtroppo, li aggiorniamo con la stessa velocità di Facebook, che è il nostro canale principale. Cerchiamo laddove possiamo a fare una ricondivisione automatica, per esempio su Twitter, anche se io la odio, perché ogni canale di comunicazione ha la sua sintassi, ha le sue regole di scrittura,
scrivere un post su Facebook non è come scriverlo su Twitter. Su Twitter c'è l'utilizzo, molto utilizzo dell'hashtag e della condivisione. Su Facebook, molte volte l'account di Twitter non è lo stesso di Facebook, quindi anche se scrivi tipo chiocciola Radio Incredibile, su Twitter noi ci abbiamo Incre Radio, quindi già non ci autotaghiamo, tra parentesi, anche se non servirebbe, eccetera. Andando su Facebook, che cos'è Facebook? Facebook, diciamo, è il social network, più che altro perché è quello più diffuso, quello con più utenti al mondo europeo americano. Non dimentichiamoci che Facebook in Cina non esiste, ok? Laddove ci sono 2 miliardi di persone, Facebook non mette piede, perché c'è altri social network controllati dal regime. Bene, quindi è una rete sociale che non fa altro che instaurare delle relazioni tra utenti tramite l'amicizia e utenti e pagine enti tramite il cosiddetto mi piace. Quindi vi consiglio, andate su Facebook e cercate Radio Incredibile, quella con il logo della zampa del geco, non quell'altro con i fiorellini, e mettete mi piace. Questo mi piace però non fa altro che dire al sito che voi, che diciamo a lui piace i suoi contenuti, ma con il nuovo algoritmo che c'è, che mi verrà dopo, non vado avanti se no mi brucio la slide dopo. In realtà Facebook è un canale pubblicitario, cioè è un social network per noi, ci mettiamo i gattini, che bello il gattino, che bello il cagnolino, condividiamo che oggi stiamo a Ortezzano, condividiamo tante cose, ma in realtà tutti questi dati noi li diamo gratuitamente a Zuckerberg, con la quale lui ci fa miliardi di dollari. Perché? Perché quando anche scrivete su WhatsApp e parlate con Carlo, ieri mi si è forata la gomma, e poi aprite Facebook e vi compare la pubblicità di un gommista, allora dici, cacchio, ma WhatsApp è di Facebook, come fa a sapere che a me serve un gommista? E capite la potenzialità di questi canali di comunicazione. Allora, il nuovo algoritmo, praticamente la timeline che avete voi su Facebook, quindi la visualizzazione dei post, segue delle regole definite dalla Facebook Inc. con sede in California, bla bla bla, per quello che gli piace a loro farvi vedere. Ovviamente le tre regole nuove sono queste, cioè vedere consecutivamente più update della stessa fonte, vedete come fonte persone, amici, pagine eccetera, dare priorità ai contenuti dei propri amici piuttosto che a quelle delle fanpage, era quello che vi volevo dire prima, e ridimensionare la visibilità dei contenuti preferiti ai propri amici. La cosa principale della nostra è quella, la seconda, cioè non serve che voi mettete solo mi piace alla pagina di radio, che vi consiglio di fare quanto prima, ma dovete condividere i post, dovete commentare i post, dovete dare traffico alle pagine, alle news che scriviamo sulla pagina. Questo perché? Innanzitutto c'è la perdita dell'importanza del mi piace. E soprattutto con il nuovo algoritmo noi abbiamo visto una discesa di un centinaio di mi piace nel giro di qualche giorno, cioè sono stati tolti tutte le persone, account falsi, account doppi, account che ti hanno messo mi piace e che non ti hanno più scritto, commentato niente, via, pulizia. Le pagine scendono, poi vabbè, questo a livello di marketing, social media manager, tante difficoltà. Quindi a fare la differenza è le condivisioni, le uniche in grado di aumentare il reach di un post. Adesso non vi sto a tediare con questa cosa. Quello che vi voglio far vedere, che potrei andare in diretta sulla pagina Facebook, è questa pagina qui, che è la pagina di Insight, cioè i dati numerici di condivisione e i risultati dei post. Allora, noi su Facebook non facciamo post a pagamento, il nostro account è gratuito. E in 6 anni di condivisione, siamo riusciti, proprio con il post con cui la maggior, diciamo, i nuovi si sono messi in contatto con noi, che è il post di Claudio, mi sembra, del 26 luglio, cerchiamo nuove amici da far entrare in radio, eccetera eccetera. Quel post, grazie a 200
172 condivisioni e 163 mi piace, ha raggiunto la bellezza di più di 7000 contatti. La pagina nostra sta sui 2004 mi piace, quindi vedete come la condivisione ha fatto sì che la radio, il nostro canale radio, non sia soltanto visto da quei 2400 mi piace, ma dagli amici, degli amici, degli amici, spargendo la voce, effettivamente facendo utilizzare Facebook come un canale di comunicazione. E da qualche mese a questa parte vediamo che molti post che condividete, e vi consiglio di condividere sempre di più, hanno aumentato esponenzialmente la visibilità, quindi molte volte non scendiamo sotto i 1000 visualizzazioni, che è tanto, vi ricordo, non a pagamento, okay? Anche se pagare un va dai 3 ai 10 ai 30 euro più o meno, fare un però te lo lì devi targetizzare la tua pubblico, è tutta una questione un po' più, diciamo, non la puoi fare alle 11 di sera dopo che sei tornato a casa, la devi fare un programmare, eccetera eccetera. Io avrei finito, e quindi quello che vi consiglio è seguire la pagina della radio, fare anche dei commenti, perché no, e condividere. Stop. Grazie Sergio. Allora, prima di lasciare la parola a Eva che chiude la giornata con spunti di vista, sto facendo come fa, prima di concludere la giornata, allora faccio un attimo, faccio adesso il finale, che poi magari finito Eva, ci salutiamo e ci congediamo. Dunque, oggi la giornata di oggi dà il via all'anno di Radio Incredibile, e Eva è il trade union fra la giornata di oggi e quello che ci aspetta. Poi capirete perché. Lo dico soprattutto ai nuovi arrivati, adesso magari oggi non diciamo più, però con i mezzi che anche Giuliano ci ha consigliato, nei prossimi giorni organizziamo l'attività di lavoro. Allora, guardate Valeria e Sara per il discorso caccia del marino, guardate Allegra per lega il filo d'oro e quant'altro. Guardate anche me, useremo gli strumenti che Giuliano ci ha consigliato. Guardate Sergio e Sara per i due progetti in comune iCare, venite il 10 alla rinascita che presentiamo il libro Fiabe di Libertà, realizzato da Incredibile e quant'altro. Riccardo, quasi finito, Babbo. Io ringrazio tutti per la giornata di oggi, che avete fatto circa 600 km ciascuno per poter essere qui con noi. Ringrazio anche chi ha parlato e chi ha portato una porzione di seta da condividere agli altri, e condividete. Grazie Eva. Perché ho bisogno delle mani libere, quindi non me ne voglia. Non mica sono diventato l'uomo del microfono. No, però adesso a sto punto. Allora, quando ho pensato questo laboratorio, l'idea che mi ha guidato è stata quella di, visto che ciascuno di noi quando si trova a fare dei laboratori in luoghi diversi, quindi potrebbe essere il carcere piuttosto che l'ospedale, piuttosto che la Lega del Filo d'Oro con i disabili sensoriali, quello che un po' dicevo a pranzo è l'entrare in contatto con delle dimensioni che sono dimensioni esistenziali diverse dalle nostre quotidiane, no? Con tutti i limiti del caso, con tutte le particolarità, perché appunto di fatto noi entriamo solo marginalmente per un attimo, per due ore, per un'ora alla settimana, cerchiamo di entrare dentro a quel mondo, carpirne qualcosa e portarlo, trasmetterlo attraverso il podcast, la registrazione eccetera. Quindi quando Claudio ha lanciato questa cosa dell'interculturalità, l'approccio diverso, mi è venuto in mente di fare un gioco di ruolo in cui se ci sono 6 volontari, mi fanno un piacere, se no li nomino d'ufficio, ok, a cui verrà dato un ruolo. Avrete una decina di minuti, adesso lo cronometro, per
rappresentare la situazione agli altri, dopodiché possiamo scegliere o che il, chi ascolta, chi guarda, diciamo, la scena si può sostituire al, al personaggio e interviene in maniera diversa, oppure ci fermiamo e ne parliamo tutti insieme e ci diciamo qual è stata l'impressione che ci ha fatto questa cosa, cosa abbiamo pensato, cosa ci ha scatenato, eccetera. Quindi il tema è l'interculturalità. Quindi se mi servono 6 volontari. Volontari, volontarie, wow. Sì, indifferentemente. Però non fate cominciare a breve, io mi butto così. Lei sarà offerta. Sì, è lei. Prego. Sì, sì. Io intanto a te ti do questo. Prima Petò ha detto il mio servono degli, mi servono anche degli uomini, eh. Vai Petò. Devi parlare sempre. Anche, anche piccioni. Spontaneamente mi consiglio. Lali, tu intanto perché non hai già sì. Aspetta, Sara, Sara. Sì. Vabbè, mi metti vicino a Valeria. Così. Che devo fare? Devi leggere questo è il tuo personaggio. Mi servono due uomini. Cioè, è assurdo. Sergio. No, io faccio parte del paio delle già là. Vieni, vieni, vieni qua. Se potete venire intanto al tavolo. Frasi. E un altro. Disegnini, vuoi privare? Quello che ha detto che domi. Sì. No, 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 se no. Potevo fare anche così, questo, però no. Se vuoi, no, fare no, se no, fare no, se no, ok, se vuoi un foglio bianco più grande, prendilo da là. Tu sei. Tanto lo dobbiamo sapere. Non credo di aver capito fino in fondo quello che ho fatto. Saprai improvvisare come nessun altro. Sì, sì. Ma ho capito che devi essere quello. Ma come? Vuoi impersonarlo? Madre. Ok. Allora, sediamoci con le sedie, allora, ci mettiamo fronte alla cucina. Allora, padre, giusto? Ok. Al segno? Sì, no, lui è tuo padre. Ah, io sono madre 1 però. Ah, sei madre 1, quindi sei la moglie e tuo figlio, e tua arrivo. Figlia, te la prima. Mia figlia. Io marito. Madre, padre, figlio che si incontrano e parlano di questa cosa che gli sta succedendo come famiglia congiunta. Quindi possiamo darci un nome? Sì, cioè noi parliamo con loro. Sì. Adesso capiamo. Cioè, loro sono una famiglia. Mio figlio. Okay. Ah, okay. Noi siamo mia moglie è ok. Mia moglie è mio padre, loro sono i costumi dell'altra famiglia. Ok, loro sono una famiglia del marito. Noi siamo gli italiani. Che sei il marito? Siamo con suo. Sicuramente potrebbe essere cucina. Allora, io subito le fai in carino. Allora, Valentina e Andrea sono sposati, sono giovani, si sono sposati da 2 anni e loro sono i suoceri e i gestori, quindi devono affrontare una situazione che sta succedendo, cioè gestire una roba di famiglia. Quindi li lasciamo chiacchierare una decina di minuti e poi chi vuole interviene sul cronometro. Quindi facciamo che chi vuole si può sostituire? Chi vuole si può sostituire, sì. Adesso quindi dobbiamo leggere cosa pensa questa risposta. Questo dovete interpretare, esatto, dovete interpretare quello che succede. Allora adesso vi do 10 minuti e poi. No, forse però dovremmo spiegare a loro chi siamo? No, vi incontrate. Vi no, a loro, a loro. No, no, vi spiegate mentre ci siamo. Tu chi sei? Io sono la madre di Andrea. Non ho detto la moglie di Andrea.
raccontiamo il Io sto un attimo finendo di leggere la storia. Vi siete conosciuti al matrimonio, quindi già vi conoscete. La suocera, il suocero, la suocera, il suocero. E lui è Jennifer. Siete arrivati, no? Siamo arrivati. Ho difficoltà ogni volta che parli di te. Ah, scusa. Insomma, un attimo, questo è il problema dei maschi, insomma, monotasking. Vabbè, mio marito, io, cioè, però, pensavo se sia... costume che prevede questo. La nostra vita sta con lui, è aderito a lui. Ha aderito. Ah, ok, un altro. Ho capito. Soltanto che stiamo in un altro territorio. Scusa, non dico l'altra voce, ok? Scusate, no, 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 mancano tre quote sotto. Ah, no, io manco. Non è la Sara, ma è Chiara? No, ma ci si riconosce. Cioè, se non l'hanno fatto... Sì. Siete pronti? Io sono contentissima che siete venuti, grazie, e... mamma, papà, che dire, io sto bene, sto benissimo, sono felicissima, sono contenta della visita, voi come va? Tesoro mio, io sono così felice per te. So che la situazione... Anche noi, siamo felici. No, è sempre una benedizione. Io so che la situazione... Insomma, parla per te. Io so che la situazione è un po' complessa, perché lo è, dubbio. Però per me è quello che tu... Se, ecco, sei felice, l'importante è che trasmetti alla tua progenie la stessa felicità con cui ti ho levato io. Perché io sono troppo contento che siete qua, veramente. Ti devo dire grazie, perché comunque so grazie a voi che siete qua, in questo momento è importante, ma grazie. Che poi chi l'avrebbe detto, no? Ma siamo diversi, cioè, siamo tutti uguali, tutti figli dello stesso, però siamo un po', cioè, un po' diversi, cioè... Ci non l'avremmo detto, ci abbiamo tutti lo stesso modo di... No, parliamo, siamo tutti... uno dice, madre mia, allora sarà... Che ne so, come ero io, invece no, è carina, no? Siamo diversi. No, ma vedi, io mi sento bene così, anche sono un po' cambiata, devo dire, però mi sento anche meglio in questi nuovi panni, in queste nuove vesti, mi fa piacere, cioè sto conoscendo anche cose nuove. Siamo d'accordo, no? Che ogni abbiamo le nostre culture, io la mia cultura ha certe virtù, la tua altre, ma... Figlio mio, come l'hai incontrata tua moglie? Noi ci siamo incontrati quando era ad un concerto, vero amore? Ci siamo visti. Ma pensate queste cose dei giovani. Che carini, anche tu sì, ad un concerto. Con compagni incontrati e... Eravamo in fondo, io stavo così rilassato, ci mi vedevo questo concerto, ho visto questa bellissima ragazza e niente, ci siamo visti proprio trovati così. No, eravamo di fuori. La babbo, quando l'hai bevuto? No. Non beviamo. Io spero che vi siate conosciuti, cioè capisco, cioè, questo passo che state per fare è davvero importante. Immagino che il fatto che diciamo la vostra famiglia preveda che il bambino, scusate se rido, fa ridere, che questo... Sì, beh, se parli del bambino, sì, noi abbiamo questa idea che... su cui ci troviamo entrambi d'accordo, che pensiamo che i primi mesi, alla fine sono solo 6 mesi, pochissimo proprio, giusto per farla riprendere, la facciamo seguire il bambino da un'altra signora, che, in modo che la si possa riprendere, per lei è seguire il bambino da un'altra signora, cioè che viene dato temporaneamente, diciamo, in affidamento a questa signora che mi aiuta. Ci aiuta un po'. Guarda, io ti spiego. Conosci, no? La difficile situazione della depressione postpartum, per esempio. In natura, no? La donna, dopo che partorisce, subisce un periodo di crisi necessariamente, gli ormoni scendono. Milioni di donne hanno subito questo. Certo, esatto. Guarda, io devo dire, apprendo molto da questa cultura, perché vedi, in effetti questo problema viene gestito in questo modo, nel senso che io mi sento così, ho bisogno dei miei tempi. Però ti sono sicura che proprio l'allattamento vorresti che fosse gestito da un altro. Noi siamo tutti, noi sempre è una cosa. Sì, io ancora tuttora lo faccio. Ecco.
Sì, infatti. Noi sempre, cioè tutti i nostri, no? Ma questa signora è una signora affidatissima, una signora per bene, sì. L'hanno conosciuta, ce l'hanno consigliata, l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo ovviamente l'abbiamo fatta stare un po' con il bambino. E adesso insomma è ora che ognuno abbia i suoi ruoli, no? Io faccio la mamma, la madre, lui fa il papà e lei è la. Come fai a fare la madre senza allattare il bambino? Beh, che è una delle oddio. Cose più belle dell'universo. Guarda, queste sono concezioni un po' antiche, però che allattare papà, lasciatelo dire. Che allattare il bambino sia una delle cose più belle dell'universo. Ma guarda, anche se non sta sempre lì con il figlio, guarda. È bravissima. Ma se è costretta da cause di forza maggiore ti capisco benissimo, ma se non è costretta da cause di forza maggiore, che cosa vuol dire? Ma voi volete vedere la vostra figlia triste, affamatissima la mattina e la sera, volete vedere la vostra figlia triste e poi alla fine sia questa anima di Dio che sta qui. Guarda, tu sei cresciuto così. Scusa se il nome non Dio. Andrea, raccontaglielo, voi siete cresciuti così, avete avuto, non so, difficoltà, i primi sei mesi di vita di Andrea, Dio mi liberi, no, io se non avessi avuto l'aiuto che ho avuto di questa signora, si chiamava Irma, tanto cara, non sarei riuscita a superare questa cosa, anche perché come facevo mia madre mi mollava da zia, pure mia madre mi mollava da mia zia, tanto un giorno, no? Sei mesi. Però sei mesi sarebbe. Io non riesco a capire l'utilità di questa cosa, se mi permettete. Comunque, quando due etnie, come diciamo noi, vogliono convivere con una condivisione e non con una parte che prende completamente tutte le noi condividiamo dell'altra. Noi condividiamo, condiviso così. Così noi non avremmo, ad immaginarlo, non avremmo pensato di avere una nuora così, cioè carina, bellina, però no, per dire, non l'avrei mai immaginato, ma sono felicissima, è scritto qui, sono felice e non l'avrei mai immaginato, ma sono entusiasta. Ma all'inizio un po', chissà che farà, però bellissimo. Poi no, io ho tesoro di bambina che ho cresciuto adattando personalmente, e mi ha raccontato che questa signora, Maria Irma, che in teoria ci dovrebbe occupare. Ma ci dovrebbe, l'abbiamo già chiamata, è già sicuro. Che si occuperà, ecco. Lo fa perché comunque. Potrei chiedere se il nostro ruolo qui quindi è soltanto meramente consultivo, visto che già l'avete chiamata? Loro, i giovani. Dobbiamo informare perché siete bene saperlo, capisci? Nel senso, state venendo al corrente di una scelta che abbiamo preso noi come famiglia, nuova famiglia. Quindi. Mi fa piacere metterti al corrente di questa cosa. Già sapevo che sarebbe, insomma, ci sarebbero stati dei. Ma sappiamo che voi. E come mai lo sapevi? Ma mi immaginavo, insomma, dai, su una certa pregiudizi, cose, chiusure, Sai com'è fatto tuo padre? Però devi capire che anche per me è un po' difficile immaginare di lattare il proprio figlio, di farlo fare a qualcun altro, ma immagino che se ha funzionato con Andrea, può funzionare benissimo anche con Osvaldo. Comunque volevo un attimo arrivare al dunque della loro chiamata, essere presenti qui stasera, perché vorremmo, anzi abbiamo organizzato per tutti noi una grandissima festa per celebrare questa scelta. Sì, è usanza da noi così. Arrivo di Irma. Sì, così faccio. Festeggiamo perché. Ecco perché. È una cosa bellissima. Ho un nome, Irma Festa. Io tuo padre non mi sembra così d'accordo. Però io. Ma lo sapevo, guarda, mamma, io lo sapevo. Cioè me lo immaginavo che. Ma devi ammettere che è una cosa bella, piena di gioia, piena di condivisione. Mollare. Irma. Ma ti sei raffreddato? Irma. Abbiamo io. Ma se la Irma. Claudio, ti prego, fai Irma. Irma. Valeria. Irma. Ti sei raffreddata? Adesso fatti raffreddare il bambino? No. No. Io gioco col bambino. Amore. Non so se io. Molto brava. Irma è brava, è affidata. Allatta tantissimo. Allatte per tutti. Quindi io era facile. Beh,
si deve andare a fare sviluppi positivi. Però quando Irma andrà via, poi il bambino cosa, cioè, come la prenderà? La prenderà bene? Allora, ma guarda, ma non è che io lo abbandono completamente, cioè io ho comunque, io, Andrea... Ci saremo tutti e due sempre. Ci saremo sempre. Ma dobbiamo specialmente le cose di Irma, dobbiamo solo dirgli grazie, assolutamente. E infatti festeggeremo, faremo questa festa a metà, no? Ci ubriacheremo del suo latte. Latte corretto, latte in più. Vabbè ragazzi, qui è tutto bello che è stabilito, mi sembra, no? Ma io ci tengo però ad avere la vostra approvazione. Io non posso mettartela, scusami tesoro, ma come si fa a non voler bene questa coppia così bella? Capisco che le differenze sono tante, insomma, che dovremmo anche ballare lui nella sabbia, però... Dire, quando mi trovava impreparato la professoressa d'italiano del liceo mi diceva sempre comprendo ma non giustifico. È quello che mi sento di dire in questo momento. Ma verrai alla festa? Io ti... all'Irma festa? Se c'è la birra, sì. C'è il latte birra. La birra poi produce latte a go-go, proprio, quindi via. Quindi me la consentirà? Niente non è. E se c'è la birra, vieni? Posso stare tranquilla che verrai? Certo. Okay. Beh, pace, grazie. Sapevamo, insomma, che ci saremmo... Capiti? Certo, sì. Confidavamo. Siete giunti a... Qua voleranno i coltelli. Dopo tutti questi sorrisi. Davvero. Che cosa ne pensate? Se non avevo capito. Sergio, il contrario. Alla fine ci hanno scritto male, che non hai capito, però va bene. Stavo dicendo esattamente il contrario, pensavo che loro erano in stanza, quindi stavano loro deponendo noi in questa cosa. Che effetto va fatto questa situazione? Cosa va fatto pensare? Ad esempio, sul suo gabinetto c'è scritto: tu non sei contento di questo matrimonio, no? Hai sempre cercato il meglio, tipo un atteggiamento assolutamente accettabile da un padre. Io, cioè, come madre, qui non c'è scritto nulla, c'è scritto solo il fatto. Non so se. No, però allora. Cerchiamo di fare prima questa discussione, poi svegliamo quali sono le varie. Okay. I vari caratteri. Allora, per chi ha vissuto in prima persona questa scena, come vi siete sentiti nei vari ruoli? Personalmente? Sì. Perché? Perché quello che pensi che per te sia normale, lo vedi che nell'altro non è normale, è difficile giustificarlo e farglielo comprendere. Io mi sono sentito a disagio perché avevo 5 fucili puntati contro, compreso quello il fuoco amico. Da un certo punto in poi anche fuoco amico. Qua c'è scritto che anche se non ero contenta del matrimonio, però l'amore non conosce confini culturali e religiosi, che perciò. Poi un po' a disagio perché mi sentivo di dover manipolare magari lui per convincerlo di qualcosa che doveva essere semplice ma che non lo era. E infatti lui a me mi stava particolarmente antipatico perché è a lui che io ascrivo tutto quello che è successo dentro di me. Beh, perché di fatto era il marito di tua figlia. E quindi sì, quello che l'ha traviata, esatto. Nella mia immaginazione, così mi sono sentito. Io nella mia parte dovevo far contenti entrambi, quindi non dire cose sbagliate né da una parte né dall'altra, anche se forse qui stavo un po' più serena, però mi sentivo di dover accontentare entrambe le fazioni, cosa non possibile. Voi volete commentare qualcosa? Beh, per me la parte difficile era che, come diceva lui, cioè, lui è mio marito, cioè in teoria la mia no, però qui c'è scritto che devo andare oltre i conflitti culturali e religiosi perché l'amore vince ogni cosa, che è una cosa che penso, cioè non è un pensiero diverso da quello che penso, però dover andare contro, diciamo, a quello che pensa mio marito per cercare comunque un accordo è un pochino, dicevo, che fa, cioè, contro quello che lo sento. Io come spettatore mi ha dato un po' di disagio perché sentite in maniera forte l'ipocrisia sostanziale di tutto il gruppo, cioè non era un qualcosa di nascosto, a me mi è arrivato proprio addosso, per cui mi ha creato un po' di disagio. Ma ti sei schierato da qualcosa?
Quello è l'altro aspetto, nel senso che non conoscendo il pregresso non ho capito minimamente la situazione, però a livello istintivo di pancia mi è arrivato proprio che i sorrisi non erano quello che volevano rappresentare, per cui era effettivamente, tolta dal contesto della rappresentazione, era effettivamente una sceneggiata. E ciascun attore non voleva, non stava dicendo quello che voleva dire, né lo voleva far trasparire tramite realmente, quindi lo mascherava con un sorriso alle circostanze. Questo è un po' il film Carnage, non so se è sì, 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 come Carnage. A me mi è arrivata anche un po' la amarezza di constatare che ci sono delle situazioni che, per quanto ci possa essere la volontà di trovare un compromesso, inevitabilmente lasceranno qualcuno insoddisfatto e non c'è soluzione in questo. E in questo caso qui specifico era anche abbastanza accettabile, perché risultava che comunque la scelta fosse della coppia e quindi non fosse imposta, però comunque c'è sempre una parte lesa in un caso così, ed è duro. Avete capito qual era la situazione, cioè qual era il problema tra le due famiglie? Il fatto di valutare il figlio. Però il background di questa... Le relazioni differenti per la religione. Esatto, c'erano due culture differenti. Nella cultura occidentale cristiana, agnostica, atea, non si sa di che cosa. Non è nominata qual è la cultura. Io ho immaginato una famiglia quasi musulmana, perché lei ha detto come bene, come un po' il bene, ma cosa perché me l'ho immaginata io, non era specialità. Ah, ok, scusa, ok, questa cosa del bambino mi sembrava un po' una cosa, non so se ci sei veramente in qualche cultura, non ne ho idea. Però no, io credo di sì, cioè io l'ho interpretato, perché in realtà nella descrizione non è riferito a nessun paese. Però chi l'ha inventato questa situazione è indiano, quindi immagino che abbia a che fare con una casta molto alta della società indiana, no? Che comunque tu il bambino. Vabbè, ma anche in Occidente, fino al 1800 si davano i bambini a nutriti. Valentina aveva conosciuto Andrea. Apparteneva ad un'altra cultura, l'aveva sposato senza il consenso del padre, e di fatto, andando in sposa ad Andrea nella sua famiglia, aveva adottato, cioè quello che Petò non ha detto, perché ha assunto una postura molto attendista, no? Un po' di capire, vediamo un po' quello che succede. Ma avrebbe potuto tranquillamente uscirsene, perché nel suo carattere, nella sua descrizione c'era scritto dicendo: ma come? Te ne sei andata via di casa, adesso ti vesti in un altro modo, fai tutto quello che non hai mai fatto in tutta la tua vita prima di sposarsi. E lì era la differenza, cioè la gestione della differenza culturale, no? Tra una vita precedente, immaginiamo, e la vita poi da sposata, no? Mentre la postura, diciamo la descrizione del ruolo di Valentina era più vesto in maniera diversa, perché lo trovo molto più comodo, semplicemente per questo. Però di fatto a livello esteriore questo è un segno della mia assimilazione in qualche modo all'interno di un'altra cultura. Poi adesso questo non è fattibile, perché ci abbiamo anche meno tempo, nel senso poi ci sono anche più personaggi, tipo la sorella di Valentina oppure il fratello dello sposo, insomma, che aggiungono problemi, e poi dopo questa situazione si può utilizzare anche come un esercizio di risoluzione dei conflitti, perché di fatto c'è un conflitto, cioè c'è una famiglia che dice: sei andata e sposa questo, ok, accetto la differenza, però questa differenza mi travalica, mi invade, perché nonostante il fatto che la mamma è comunque viva l'amore, però c'è sempre un marito e appartiene comunque ad una cultura che è altra rispetto a quella della famiglia di lui. E dall'altra parte la famiglia di Andrea dà per scontato il fatto che sto figlio 6 mesi debba andarsene con un'altra signora, perché è normale, perché di fatto il padre
è cresciuto, è stato allattato con la stessa signora, per quello che... io ne usufruisco anche ora, cioè nel senso, se c'è cresciuto il padre, ci cresce anche il figlio, e a maggior ragione, però qui potevate anche lì interpretarlo, è un figlio maschio, perché probabilmente se fosse stata femmina sarebbe stato... chiamato Svalda a un certo punto, perché sì, qua c'è scritto che è un figlio maschio, quindi ovviamente come figlio maschio merita il meglio. Il meglio significa essere allattato dalla levatrice che ha allattato il Carlo in Inghilterra. Esatto. Ma secondo me noi secondo noi come animali involontariamente abbiamo deciso noi i sei. Tranne lui che vabbè, ma questa persona tipo vi fate tutti schifo. Abbiamo agito involontariamente applicato una sorta di auto blocco. Cioè, non lo so, il mio istinto è stato subito alla fine di comportarmi così come c'è scritto nel foglio, perché personalmente ritengo che se c'è una situazione che possiamo definire conflitto culturale, bisogna un attimo veramente sedersi e stabilire un secondo, insomma, la tua identità, la tua provieni, eccetera, eccetera. Però questo atteggiamento di apertura, cioè, si è rivoltato contro, perché alla fine non si riusciva ad avere un minimo di critica nei confronti di quello che stava accadendo. Fondamentalmente si aspettava un po' che lui dicesse sì, va bene, cioè, no? Era un po' che facevamo tutti finta finché lui non diceva. È stato un po' strano perché andare però era difficile. Cioè, io c'ho un personaggio palesemente fastidioso, perché cioè, hai sempre immaginato che la tua mamma sarebbe stata di una famiglia rispettabile con la stessa cultura della tua famiglia, senti, ti sei sentita a disagio e quasi vergognata. Quindi, cioè, fondamentalmente è il mio personaggio che crea discordia a prescindere, praticamente. Però, cioè, in realtà lo facevo io il tuo personaggio. Non lo so, ti dicevo. Parla per te all'inizio, anche se in teoria. Però sai, sono sbagliato. Però Carla, in realtà, cioè tu ritieni che il tuo personaggio sia sgradevole, io credo che il tuo personaggio di per sé si debba sgradevole. No, cioè, è apposta di no, però in realtà sto a che fare un po'. Cioè, è un po'. Diciamo, questa piccola dinamica è un po' esemplare delle percezioni che noi ci portiamo dentro, no? Su determinate situazioni, e il matrimonio, la gestione dei figli, dei nipoti, sulle aspettative che noi abbiamo su determinate situazioni, per cultura, per atteggiamento personale, perché la mamma dall'altra parte di qua proviene da un ceto ambiente, lei si è sposata, ci ha avuto il figlio, l'ha smollato 6 mesi alla tipa di Irma, non ci vede nessun problema, cioè, perché è sempre stato così, e si aspetta che per suo figlio accada la stessa cosa. È anche un po' il cambiamento che ci spaventa in alcune situazioni, sempre, e anche la sfida che ci si presenta di fronte quando abbiamo davanti qualcosa di diverso, una famiglia diversa. Porca miseria, mi è capitata la sfiga che mia figlia si è sposata con uno di Como. Porca miseria, ma sapere quelli cosa fanno, cosa non fanno, no? Oppure il matrimonio al sud che devi mangiare, che ne so, 3 giorni interi e non te la smolli più, no? E cercare di capire come poterne uscire da questa cosa, perché in fondo è un po' la convivenza, un po' il raccontare, cioè cercare di uscirne senza fare dei morti, no? Perché se aveste agito da persone un po' più primitive, sareste scannati direttamente, il padre si sarebbe portato via la figlia indignato e l'altra famiglia si sarebbe rinchiusa riccio, che è un po' anche la sfida attuale, no? Del cambiamento della società e la transizione verso delle società multiculturali. Io ti posso dire una cosa, che in realtà rileggendolo è scritto bene, però ho letto quello che volevo leggere. Cioè, che secondo me, cioè il fatto che mio nipote venisse allattato per 6 mesi da un'altra donna, io pensavo che era loro usanza. Io già mi ero posto tra quelli che non aveva quella cultura, e anche se c'era scritto per la tua cultura, che tuo nipote, io pensavo per la loro cultura, quindi già avevo
Ho fatto schermo. Ho fatto schermo già per quello mi sa che poi ma in realtà era scritto, quindi ho già dei pregiudizi miei. Pregiudizi forse sono per rinforzare la cosa. Anch'io ho scritto le prime tre righe, l'ho letto tre volte per capire la terza che era scritto così. Sì, se no ho letto qualcosa di inconscio magari, che però perché di fatto per noi non è una cosa consueta. No, a conclusione di ciò non c'è una conclusione, perché in fondo l'animo umano va un po' per conto suo e dipende un po' da tanti fattori. Questo è stato un piccolo, una pillola, che ovviamente dovrebbe andare avanti molto di più e l'ho sintetizzato al massimo. Però era un po' per darvi l'idea di quello che può essere l'impressione di stare di fronte ad una situazione che non ci appartiene completamente e tentare di un po' entrarci in contatto per poi successivamente, per quello che riguarda la radio, raccontarla, dargli voce, eccetera. Finito. Allora, la giornata si conclude piuttosto felicemente. E poi ecco, io stamattina vi ho fatto una domanda, poi non vi ho più chiesto la risposta. Per fare la rincribe ci vuole cuore o cervello? Com'era che io non c'ero stato? Stamattina abbiamo iniziato dicendo per fare radio ci vuole più cuore o più cervello. Alla fine del giro della giornata vi chiedo se per fare la incredibile, dopo tutte queste esperienze, ci vuole più cuore o più cervello? La giusta piastra del mezzo. Ah, non c'è una risposta, proprio di nuovo, non c'è una risposta. Secondo me, ognuno di noi ha la percentuale diversa delle due cose. L'importante è che la sommatoria è un 50-50. Scegliere l'occasione. La sommatoria è in ogni occasione, sì, che sia una risposta. Scherzo, no, nel senso che ognuno di noi facciamo cose diverse, in posti diversi, costumi diversi. Secondo me ognuno di noi, a seconda del posto in cui va, ci mette il tanto cuore e tanto cervello, ognuno secondo la propria, no? E qui posso ricordare la mia esperienza. 2009 Claudio propone di fare il laboratorio in carcere e io ho detto no, ma sei matto, cioè andiamo in carcere che in mezzo ai carcerati, in mezzo ai delinquenti, roba che quello dove esci mi prende sotto casa. Oh, consorti! E effettivamente non ci sono mai andato in carcere, però. Ah no, perché uno è uscito e ti è venuto dietro. No, no. Ah, no, però e qui c'è il cervello. Poi dopo, quando ho visto quello che succedeva, come succedeva e il risultato che ha avuto nella società, che è cuore, ho pensato, detto no. Non ha pensato così male a fare certe cose. Cuore e cervello. Il cervello, perlomeno per me, arriva prima. Purtroppo, forse perché sono ingegnere, forse perché sono stronzo, forse perché sono pragmatico. E quando ci metto solo cuore, ho paura. Ho paura perché è qualcosa che non posso controllare. Quindi quello che non controllo, io ho paura e non lo faccio. Magari qualcuno mi aiuti a essere più con. Da adesso serve anche a questo, sì. Qualcosa. Poi lo riconosci, quindi è un passo avanti. Come tutti, come ad esempio c'è qualcuno in mezzo a noi, ma non faccio nomi. Solo cognomi. Claudio Estero Silvia C. Che ad esempio è flusso emotivo, Ma al di là di qua, io personalmente dico che anche nel mio caso a volte succede che permetto che la mia razionalità sia uno strumento a servizio del cuore, inteso come non come le cose buone, ma inteso come l'emozione nel senso più controllabile della cosa. Allora dico a me stessa che sto dicendo una cosa ragionevole e in realtà sto permettendo alla mia dialettica di esprimere solo rabbia e un punto di vista assolutamente incontrollato. Ecco perché come dici tu, no vabbè, è una cosa che dico come estrema onestà. Cioè è proprio una cosa. Credo che separare chirurgicamente le cose sia impossibile e inutile e dannoso, però secondo me capire a un certo punto non tanto il venire, ma dire a un certo punto oddio aspetta che sto facendo, io sto discutendo con questa persona ma lo sto facendo con una animosità che non è vera voglia di comunicare con questa persona, ma è solo animosità, quindi devo mettere la mia lingua lunga al servizio della mia voglia di comunicare con questa persona, non al servizio della mia voglia di litigarci, altrimenti non risolviamo nulla.
E allo stesso modo quando si fanno il carcere, quando facciamo il carcere in laboratorio, eccetera, eccetera, a volte forse sarebbe opportuno decentrarsi, cioè un attimino mettere, distanziarsi per decentrarsi, mettersi un pochino all'angolo e dire allora vediamo quale parte del mio cuore e quale parte del mio cervello in questa situazione cosa è. Ah, io vi posso dire questo, poi magari. Quello abbiamo fatto, per esempio quest'anno con Ledra e con Eva siamo entrati nel Salesi, ma era già un'emozione che ho provato a Lega il filo d'oro. Quando ho pensato alla domanda, per me avevo pensato alla risposta. La risposta che mi sono dato è entro ed esco col cuore, però quando sono dentro è tutto cervello. Perché? Ah, certo. Perché poi una cosa che ci siamo sempre detti, cioè quando sei lì non pensare all'handicap, agli anni di carcere, non pensare a quale pena ha fatto, oppure fra quel bambino fra quanto tempo morirà. Pensa in quel momento che hai di fronte a te una persona che fa radio con te, è un tuo collega. E quindi ti posso dire che quando, no, ogni volta faccio attività per radio incredibile in contesti particolarmente difficili, il Salesi per me è stata un'esperienza di storia. Entravo col cuore, uscivo col cuore, ma lì dentro potevo mettere solo il cervello. Esatto, sì, forse quelli. Il cuore non riuscivo a metterci. No, il cuore è frigido. Vabbè, anche perché cioè, in certi contesti tu cioè, se hai il cuore non vai. Cioè, almeno per chi non è esperto diciamo, nel settore. No, ma io sono sempre piano. Ci vuole più cervello, secondo me. Dentro il cervello, fuori poi non escono col cuore, ma dentro, quando sei dentro, se ti metti fuori... Tu non lo devi vedere nessuno. Sì. No, però, secondo me però anche fuori poi bisogna riattivare il cervello, sì. Perché nel senso nel momento in cui valgo la soglia, ok, posso lasciarmi pervadere da tutto quello che è successo, però poi devo fare anche lo scatto di... Esatto. Cioè, mettere in ordine le idee, capire cosa è successo, capire la direzione in cui andare, chiedermi come posso fare meglio, se ho sbagliato qualcosa, come posso tirare fuori di più. Cioè, lì è di nuovo il cervello che si deve attivare, perché sennò io dopo un po' non riesco a usare più neanche il cuore se non mi evolvo. Se entro lì dentro sempre con lo stesso atteggiamento, dopo un po' diventa solo cervello. O solo cuore e non funziona più. Per fare il paio con quello che c'è, quest'estate non spiegherò il motivo, ma ho suonato una per fare un studio e l'uomo grande, grosso e vaccinato, vedi sempre allegro, sempre ironico, sempre sulla pronta, l'ho trovato distaccato, indebolito da un percorso da parte mentale. Lì appunto è stato il cuore che una volta fuori è sfuggito di mano cioè quel giorno trovato a pezzi, trovato, questo proprio disseccato. Possiamo anche dirlo che è successo. Non lo dicevo per... Posso confessarlo quello che mi è successo, perché alla fine è successo molto semplicemente di...